Signori, benvenuti con la prima parte di Assassin's Creed Valhalla, 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 Valhalla. Io sono in ritardo praticamente rispetto a tutti su YouTube Italia perché tantissimi YouTuber lo stanno portando da 2 o 3 giorni circa. Io invece sono ancora su Visage e altri titoli. Ma volevo portarvi questa prima parte, non so se lo porterò al completo ragazzi, sono altri titoli tra cui Call of Duty, la campagna di Call of Duty per me è sacra e quindi mi dedicherò a quella appena uscirà il 13 novembre, perciò fino ad allora cercherò di portarvi parte di Assassin's Creed. Capirò anche se non lo volete seguire in tanti. Comunque è una serie, diciamo, impegnativa, va seguita. È un po' lunghetto. Quindi capirò se a metà strada molti di voi perché stanno già mollando. Vi capisco, vi capisco. Però comunque vi porto la prima parte. Ditemi che ne pensate. Buttate dei likes. Fatemi sapere con un commento se dovrei continuarlo o meno. E via. A me Assassin's Creed, l'altro Assassin's Creed, il precedente, mi era piaciuto un fottio a me. Quindi a me l'altro Assassin's Creed Odyssey mi è piaciuto un botto. Quindi voglio vedere se questo saprà allo stesso tempo. Vichingo normale, vabbè, è tutto normale. Tutto normale. Quindi voglio vedere se anche questo mi riuscirà ad attirare come il precedente. Sono molto curioso, ragazzi. Comunque ho visto anche un sulla base delle recensioni gli hanno dato tutti ottimi voti. Quindi vediamo. Se la voce, la mia voce la sentite un po' strana. Silenzio, stirpe degli dèi. È perché sto facendo Ora dei vi racconterò l'inizio dei degli tempi. esperimenti. Ora sto zitto. Dobbiamo seguire la trama. L'oscurità regnava. Non c'era sabbia. Non c'era mare. Niente terra, né cielo. Niente erba, né vento. Poi il fuoco si unì al ghiaccio nell'abisso. E da questo grido venne il gigante Ymir, il primo essere vivente. Il fiero Ymir fu ucciso, ma dalle sue ossa, dal suo sangue e dal suo cranio nacque il mondo in cui voi camminate e combattete. Eccoti qua. Ah, iniziamo subito. Bene. Ti rallegrerà, vedrai. Gesù Maria. Suppongo sia influenzato anche da Vikings, no? Dalla serie. Abbia preso anche spunto un Eccoti pochettino. qui, giovane Drake. Vai. Hai visto il nostro re? Sì, bene. Vieni, Eivor. Ho trovato il bracciale. Sì. Ora, torniamo al nostro piano. Quando ci vedi parlare, sii veloce come un topolino e sorprendilo col nostro dono. Lo porgi in questo modo. Poi lo guardi negli occhi e dici: Re Styrbjorn, che i nostri clan siano uniti per sempre nell'amicizia e nell'affetto. Lo puoi fare per me? Bene, stasera tu sarai la corda che unisce i nostri clan. Sono fiero di te, Eivor. Alzati, Olaf. Riprenditi, amico. La mia spada è assetata di sangue. Io voglio combattere. È bello avere la casa piena di ospiti calorosi. Questi sono le balletti sardi comunque. Qui siamo vicini. Devo ballare lì finito, posso. Cioè posso andare meglio. Vedo che non hai niente da bere.
Vieni, troverò qualcosa. Non adesso. Ho qui un omaggio per tuo padre. Oh, che bel pezzo. Sono sicuro che valga tue robuste navi lunghe. Dallo a me, glielo porterò io. Mio padre l'ha chiesto a me, Sigurd. Come vuoi tu. Arresterai senza idromele. La magia di Valka è entrata nel martello. Non so nemmeno chi è, tra l'altro, lui? Eivor, hai il bracciale? Bene, lo indossò tuo nonno in una battaglia nella via del nord. Madre! Sì? Possiamo mostrare a Sigurd i nostri cairn di pietre? Buona idea. Lo faremo domattina a sorgere del sole. No! Oh! Ora va. Hai un dono da consegnare. Non so, perché mi aspetto una roba tipo nozze rosse di Game of Thrones? Se avete presente quell'episodio, nozze rosse, non mi ricordo qual è il nome esatto della puntata. Evo, aspetta. Che i nostri clan siano uniti per sempre nell'amicizia e nell'affetto. Oh, ti ringrazio, Eivor. Da questo momento siamo legati da un vincolo. La grande sala io vedrò. Ah, e i grandi mari solcherò. Odino prenderò. Secondo noi ci sarà. Gli eroi caduti si desterà. Invece no, Eivor. Non è ancora tempo. Immaginavo comunque qualcosa avrebbe rovinato la festa. Sarei stupito del contrario. È tutto scritto. Il velo si alza. Nulla può dirsi vero finché non è deciso dai rami di Yggdrasil. Vieni, cazzo, te la donna. Come no? Chiotme! Fatti vedere! Sigurd! Chiotme!
aspettare. Raggiungi il Valhalla. Scontare! Sigurd, il cavallo! Va bene, aspetta qui. Stavi proprio un patto, nel capire. Accetta il patto e muori da codardo davanti a tutti gli altri. E io li risparmierò. Battiti, amore! Ignoralo! In cambio della mia vita, risparmierai il clan. Hai la mia parola. No. No, Varin. No, Varin! Prendi la tua ascia! Sovrapposti sullo stesso DNA. Non so perché. Fa qualcosa o tirami fuori. Posso analizzare i flussi con un filtro. Aspetta. Ok, a posto. Mi fido? Non so cosa sia successo, ma posso aggirare il problema. Scegli un flusso per stabilizzare la connessione. C'è anche una terza possibilità. L'Animus può modulare la tua identità in base alla forza del segnale. Decidi tu. Haver. Bene, salvo la scelta e ti porto avanti a un momento in cui i flussi sono più sincronizzati. Giornata per festeggiare. E ti dico, cazzo, non c'è l'Animus, che bello. Invece, c'è ancora sta merda di Animus, Gesù Cristo. Da quanto mi dai la caccia, morso di lupo? Da 17 inverni? 18? Sono il tormento dei tuoi sogni ora. Un tuo desiderio segreto. La ricordi questa? Oh. L'ascia di tuo padre, l'arma di un codardo, di un lurido verme. Ah, poche cose mi appagherebbero quanto uccidere con questa. Ma so bene che mi sfideresti all'ultimo sangue, cercando una fine gloriosa. E io non lo permetterò. Passerai i tuoi ultimi giorni, vivendo in schiavitù. Nell'umiliazione. E avrai una morte solitaria. Uccidete tutti gli altri! Fateli soffrire!
Il Vormorso di Lupo non c'è più. Quel nome ha smesso di esistere. Sì, varrei tanto argento quanto pesi. Alla nave! Tu muoviti e ti strappo gli occhi, capito? Venti da sud! Dirigiamoci a nord e viriamo a ovest. Che cosa ti ho appena detto? Scorticherà! Non riuscirai a lasciare... Niente banchetto, Sinin. La ciurma è in pericolo. Sarai i miei occhi. Sinin è un corvo? Bello. Ovviamente tutto ciò serve da tutorial. La mia ciurma è in pericolo. Devo salvarli. Distruggi. Cazzo. Vabbè. Allora, intanto sta roba tipo tutorial dovremmo andare sicuramente a... Cogli? Meglio. Ah, ok. Recupera la vita. Bene, bene, bene. Dobbiamo andare sicuramente nella torre a vedere la zona circostante. Molto figo. Mi sento meglio, in forze. No, mi piace, primo impatto mi piace. Comunque secondo me sta cosa dell'Animus, no? Secondo me dovrò non levarla. Cioè, andava bene per il primo Assassin's Creed, no? Ma poi basta, levala, sti cazzi, cioè, proponici le storie e basta. Che cazzo le foto dell'Animus? A me non frega niente, vi giuro. Cioè, anche su Black Flag, ad esempio. Io mi piaceva un botto giocare ovviamente con Edward. Ma odiavo l'idea ogni volta che doveva... Ma dove mi arrampico? Qui? Che tipo si spezzava l'azione per quella merda di storia dei protagonisti sull'Animus. Che due coglioni, cioè non vedevo proprio l'ora che smettesse, no? Quindi mi sa che su Odyssey c'era pochissimo. Pochissimo proprio Animus, ero ultra felice, infatti me lo sono goduto un botto. Spero che anche questo non sia da meno. Cioè, della serie che tipo gli appigli manco li vedo. Molto figo. Ma d'altra parte, figa, è molto... molto Gesù. Cioè, direi che si vedono gli appigli. Molto figa sta cosa. Perché negli altri Assassin's Creed ovviamente li riconoscevi gli appigli. Erano ben delineati qua, proprio... Insomma, roccia e basta. Normale. Ma riesce a fare il salto, mi sa di sì. Oh, che bello. Vediamo rimergere. Trova, salva il tuo equipaggio. Ok, da questa parte. Spettacolo comunque, raga. Vedo già gente lì. Possiamo testare. C'ho l'arco. Mi piace un botto. One shot one kill l'arco. Uomini di Chiotve. Devo stare attento. Ah, cosa? È morto. Le guardie qui sono vigili. Infatti è morto. De preda, raccogli. Ah no, lui no, che se ne frega. Via. Cos'altro c'è qua? Fatto di cibo. Non che gli serva, ne stava scorta. Va bene, quindi può fare le scorte di cibo, può avere le scorte di cibo in battaglia magari.
bambole. Dai, va bene. Sta casa? Pare vuoto. Ah, c'è pure la stamina, cioè. Potrebbe essere un problema. Leggi. Meh. La stamina potrebbe essere un problema per i combattimenti, però. Credo che... Non devo farmi vedere. Quando Chiotve dominerà questa terra, potremo vivere da Yar. Non finché il clan del Corvo vive. Combattono come berserker. Eivor Morso di Lupo ha abbattuto 20 dei nostri prima di ciò. Presto morirà! Minghia. È potentissimo. La sua aura è potentissimo. It's over 99. L'arco sono sicuro che lo userò un botto. Siamo arrivati? Rumori di uno scontro. Qualcuno sta combattendo. Perché cammina così lui? Doug, vecchio cagnaccio, sei vivo? Sì, sono sfuggito alla battaglia. E tu invece? Chiotve ha cercato di vendermi. Un errore che pagherà. Ma non oggi. L'ho visto imbarcarsi su una nave ad Avalsnes. È andato a est, senza i nostri compagni. Forse possiamo ancora salvarli. Li troverò. Tu prepara la nave. Cerchi gloria. Vuoi prenderti il merito del salvataggio per farti celebrare nelle canzoni? Posso sempre attaccare la spiaggia, falciare decine di uomini, riprendere la nostra nave e issare la vela. Scegli tu. No, no, andrò io alla spiaggia. È un'impresa più rischiosa. Tu cerca la ciurma nella casa lunga. Oh, e tieni. Questo cadavere non serve più. Va, ci rivedremo alla nave. Sono l'unico idiota che non ha... Battaglia per la via del nord. Un'armatura? Cioè, mi stavano per vendere, ovviamente, quindi... Aspetta... che figo. Sì, come no. Ok, quindi qui dove metto lo scudo. La braccia, vabbè, qui dovrei mettere tipo armature e cazzate così, ma non ho nulla io. C'è la tunica da schiavo. Let's go. I guerrieri di Chiotve infestano Avaldsnes come pidocchi. Se usassi l'ingresso principale attirerei l'attenzione. Chi deve usare l'ingresso principale? Questo posto è ben sorvegliato. Infatti qua. Ma perché? Ecco. La mia ciurma deve essere dentro alla casa lunga. Porco giù dove sono. Mi stanno per sgamare. Incontro di carbonio. Ricchezza. Comunque questa è la casa lunga. Credo. Vediamo se c'è un'entrata nel tetto. Sì, c'è l'entrata nel tetto. This is good. Comunque ditemi anche nei commenti se la mia voce è migliorata. Se vi piace di più.
Perché ho aggiunto i bassi, cazzate di così. Non continuo a strillare e io non centrerò il tuo collo. Sarà una visione orribile, sai? Se avrò la morte, voglio che sia memorabile, bastardo. What the fuck? Non faccio cazzi miei, volevo vedere se qua c'era uno scrigno. Codardo, slegami e mettimi un'ascia in mano. Non ti devo proprio niente, corvaccio. Il tuo è un clan di servi e di pezzenti. Tu getta quell'ascia o assaggerai la mia. Dovresti essere su una nave di schiavi, morso di lupo. Ma se vuoi essere il mio primo sacrificio, Odino sarà ben felice di riceverti. Hai appena scelto di morire. So you choose that. Hai già perso, ti darò il mio schiavo a El. Come ne schivo gli attacchi? Sì. Ah. Inginocchiati, morso di lupo, e ti risparmio. Sto zitto e combatti. Ho stupicchiato con lo scudo anziché con l'ascia grande. Così va meglio. Ecco, adesso va. Non capisco perché prima non andava. Beh, stronzo. Beh. Uno. Due. Gesù Cristo, faccio prima così. C'è anche la scena finale, magari. L'ho beccato con quattro frecce in bocca. Non dovrebbe neanche parlare. In effetti non ho parlato. Padre, avresti dovuto stringerla a te fino alla fine. In cambio della mia vita, risparmierai il clan. No, prendi la tua ascia! No, Varen. Uccidetemi! No, Varen! No! Il fatto che ci è rimasto la vita anche la madre, cioè, in sostanza tutti. Perché comunque il sacrificio non è andato a buon fine. Erano comunque uccisi tutti. Eivor, sei posseduto! Liberaci! Cosa? Oh, sì, certo. Sei posseduto. Grazie, ti sono davvero riconoscente, anche se mi sei sembrato un po' spento. Aspetta un secondo. Abbiamo quindi l'armatura nostra. Direi che va bene così, eh. Bello cazzuto così. Ci sta, dai. Aspetta. Così. Così. Anche lo scudo nuovo abbiamo? Che abbiamo? Oddio. Lascia di Varen. Ovviamente la vediamo qua. No, non abbiamo altro. Riuscite a respirare, riuscite a combattere. Avanti, riprendiamoci la nostra nave. Bene, non ce lo facciamo riprendere. Ora! Ormai sei già cadavere! Lui da merda!
Muori! Forza! Attacchiamo in sequenza! Muori, muori! Entra oggi, eh? Mi sta ammazzando tutti io. Sono arrabbiato. Morirai. Tutti insieme! Zitta, donna. Prima vedete. Faccio la caccia. Ma da che parte è la nave? Cioè non ho capito, da questo tipo. Il punto dorato che è? Non credo sia da questo però. Oh. Ora basta! Arrenditi e muori! Mancato. Merdoso. Dannata piaga! Non c'è una piaga. Tieni di testa! Morto. Sei morto. Seguitemi! Mangiamo qualcosa. Che merda. Cosa si fa prima? Aspetta. No! Si è mosso! Non rimane fermo a farsi beccare dalle mie frecce. Tua mamma! Che idiota! Vabbè, aiutiamo. Questa è una strega. Non ti avrà. Adesso soffrirai. Sta colpendo lui, si è girato a colpire me. Non ho... Fuck, non ho roba per curarmi. Non so come sia possibile. Aspetta che mi faccio cazzino. Ah, sì, argento. Guardali, guardali. Aspetta di giocare all'area. Per te è finita. Arco Giuda, rimani fermo, idiota. Guarda. Via. Saltiamo. Quello da... Prendi il comando. Draghi, ai remi, la via delle balene ci porterà a casa. Per gli dei, finalmente. Chiudi quella boccaccia e rema. La via di cosa? Delle balene? Vabbè, apri la vela. Issate la vela. Oddio, pure qui cantano le canzoni. Cioè, praticamente com'è Black Flag. Oh no, le canzoncine. Sei silenzioso, Eivor. Non hai niente da dire sulle tue colpe? Oggi non abbiamo subito perdite. E gli uomini che ci hanno umiliati sono morti. Cosa dovrei dire? Oh, qualcosa come... Sono stato stupido, egoista, incosciente, cieco, testardo e puzzo di sangue e merda. Preferisco la mia versione. Anche io preferisco la sua versione da... Coraggio. Eivor, guarda! Stanno costruendo un avamposto su quell'isola. Uomini di Chiotive. Si gettano su ogni pezzo di terra come randagi su un osso. Anche fossimo moribondi, li spazzeremmo via facilmente. Questo è correndo troppo. Va bene. Il sacrificio per il padre! Rallentare i suoi attacchi! Non ne ho altre frecce, fuck. La pagherai! Ma fino di crepare tutto. Io però devo imparare. Devo iniziare a parare.
Cosa che stai evitando di fare? Avanti! Per chi parteggerà bene. Andiamo! Siamo trattenuti troppo! Avete scritti qua? Minchia questo. Oddio. Non lo so, vabbè. Chiotve avrà sete di vendetta e sarà più crudele che mai. Non mi sorprende. Questa guerra prosegue da generazioni. Non mi aspetto certo che si tiri indietro. L'odio per quell'uomo ti brucia dentro, morso di lupo. Ti ci potrai scaldare le palle. Non preferiresti delle braghe di pelle di foca? Stai attento, Eivor. Un tale odio può renderti avventato. Ciò che ha fatto a tuo padre lo ha fatto a noi. Non sei solo in questa guerra. Re Styrbjörn ti darà una bella ripassata per avergli disobbedito. Lo farà di certo. E allora, non temi la sua reazione? Io temo soltanto che il nostro re mi darà ragione quando sarà troppo tardi. E Sigurd? Lui cosa direbbe? Se Sigurd fosse qui, sarebbe seduto accanto a te, intento a ripulire l'ascia dal sangue e sorridendo alla brezza. Ups. E cosa dirai al nostro re di questa disavventura? Solo la verità. Che abbiamo attaccato la fortezza di Chiotve, ucciso i suoi uomini e indebolito il suo potere. Compresa la parte in cui hai perso la tua ciurma e sei stato quasi venduto? Sarà inclusa nella tua saga? Se uno scaldo cantasse mai quella strofa, sarebbero i suoi ultimi versi. Camminasso ci sta. Da qui si rema! Ehi, datti una calmata! Aspetta, ma... Attracca! Attracchiamo qui! Randvi. Credevamo di averti perso, Eivor, e stavolta per sempre. Calorosa come sempre, Randvi. Sembri coperto di merda rossa. Che è successo? Niente di cui vantarsi. Ma posso dirti che i responsabili sono morti. Tu come stai? Non male. Anche se ho trascorso giorni interminabili a placare le ire del nostro re, non l'hai reso felice. Me lo aspettavo. E Sigurd ha fatto ritorno dalle sue razzie. Mio marito dovrebbe tornare oggi. Le ultime notizie lo davano vicino a Stavanger. Un'ottima notizia. Il suo coraggio ci serve. Sigurd non ti salverà dall'ira di suo padre, Eivor. Ormai dovresti saperlo. Avete avuto qualche imprevisto? Accade spesso con le razzie, ma abbiamo ucciso molti uomini di Chiotve. E ho trovato questa. L'ascia di mio padre. Ah. Dopo tanti anni, dovresti portarla a Gunnar. La farà tornare affilata. Buona idea. Ma prima andrò dal re. Non te lo consiglio, non ora. Sta incontrando un messaggero del nord. Aspetterò. Sembri piuttosto cupo. Qualcosa non va? Rivedere l'ascia di mio padre dopo 17 inverni risveglia una sensazione che non provavo dal giorno della sua morte, da quando ho ricevuto questa. Tristi ricordi del passato, duri e dolorosi. Forse potrei parlare con Valka. Potrebbe aiutarmi a comprendere queste sensazioni. Prenditi il tuo tempo. Ti aspetto alla casalunga. Anche tu sembri meno affilato, Eivor. Proprio come quell'ascia. Forse Gunnar può sistemarvi. Te lo farò sapere. Ok, non capisco perché alcune volte la conversazione si tagliava, tipo. Non lo so. Comunque, signori, io spazio qua il let's play. Spero vi sia piaciuto, noi ci vediamo con la prossima parte, se ne volete un'altra spaccate di like, commenti, ditemi che ne pensate e ci vedremo presto, ciao a tutti.